Martedì 24 novembre ci troviamo a Roma davanti alla Casa dell'Architettura per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma. Si parla di contract, i luoghi del consumo pubblici e privati, un tema importante. Abbiamo cercato di affrontare l'argomento con i tanti protagonisti della giornata e allora vediamo questo servizio che abbiamo realizzato. È la quarta volta quest'anno che siamo a Roma, come sempre c'è un pubblico molto attento, molto professionale. E anche in questa occasione si è dimostrato tale. Le domande sono state innumerevoli, quasi tutte incentrate sull'accoglienza del nostro prodotto, che è stato riconosciuto finalmente come una soluzione innovativa. Questa innovazione da cosa è stata generata? Dal fatto che questi architetti normalmente nei contract, che è l'argomento del giorno, erano abituati a utilizzare delle lastre in porcellanato a spessore ridotto, i famosi 3 mm, 6 mm che troviamo da qualche anno sul mercato. Il fatto di sapere e di conoscere che oggi finalmente non sono più obbligati a rivestire un qualcosa con una pelle in porcellanato, bensì di poter sfruttare le caratteristiche di una pietra sinterizzata in massa, ha chiaramente destato molto molto interesse. Il concetto di massa, che viene sintetizzato in inglese come full bodied, significa un corpo pieno. Pieno di cosa? Pieno di cromia, pieno di quello che è l'effetto che noi proponiamo sulla superficie, lo troviamo anche al suo interno. Quindi la grande differenza rispetto al basso spessore è proprio che lo tratto come mi trovassi di fronte a una lastra di lapideo. Quindi posso lavorare il mio spessore levigandolo, lucidandolo e proponendo quindi la mia venatura di superficie passante esattamente come in un prodotto naturale. L'Apitec ha una misura di 3,36,5 m per 1,5 m. E gli spessori, quindi questo famoso full bodied, è declinato in tre diverse misure, il 12 mm, il 20 mm e il 30 mm. Abbiamo visto anche l'immagine di un piatto. Sì, questa è nata da un nostro committente che ha fatto un ristorante di sushi con i piani e i tavoli in lapite, che ha voluto il piatto proprio in lapitec stesso, quindi lo vediamo scavato nella sua profondità e questa è proprio la testimonianza che la colorazione, come promesso, la si trova anche all'interno del materiale stesso.